Perché abbiamo scelto una montagna blu come metafora della nostra azione? Perché in montagna si sale per vedere meglio, per avere un'aria più cristallina, più tersa, per vedere cose che normalmente nella quotidianità non si vedono, per poi ridiscendere da questa esperienza, che sia un'esperienza di formazione, di consulenza o di coaching, trasformati. Blue Peak Consulting si rivolge quindi ai manager e agli imprenditori nel loro percorso di business transformation, partendo dalla forte convinzione che il business sia cultura, una cultura da tessere quotidianamente con attenzione, con presidio, con costanza e con innovazione. Blue Peak nasce dal desiderio di un gruppo di consulenti che vantano una lunga esperienza di osservazione delle aziende, di accompagnamento delle aziende nel loro percorso. Blue Peak Consulting nasce a Reggio Emilia. Ci piace mantenere e onorare le nostre radici in terra emiliana, una terra così ricca di imprenditoria, di innovazione, ma orientiamo la nostra azione in tutto il mondo. Blue Peak Consulting è un'azienda di servizi per le aziende eccellenti in tempi di business transformation. A chi sono rivolti i servizi di Blue Peak Consulting? A tutte le aziende che, indipendentemente dalla dimensione o dal settore merceologico, hanno passione per l'eccellenza, sono a caccia di eccellenza. Quello è l'unico requisito che noi chiediamo ai nostri clienti affinché il percorso che facciamo insieme sia estremamente efficace. Le aree di eccellenza organizzativa a cui l'azione di Blue Peak Consulting si rivolge sono innanzitutto la strategia, perché riteniamo che tutto debba essere mosso da un pensiero, da un perché, da una visione. Il valore, che è l'area di relazione con il cliente, che include discipline come la business analysis, la gestione dei requisiti e la costruzione e mantenimento nel tempo di un legame forte con il cliente al quale si deve produrre valore, l'area del delivery, l'area in cui la visione viene tradotta in pratica, tradotta in risultati, affrontando progetti di cambiamento. Il project management è senz'altro l'arte di far accadere le cose, la guida di queste trasformazioni. L'area dei processi. I processi li viviamo come comportamenti virtuosi, il vero patrimonio dell'azienda, il suo DNA, la sua identità. L'area people, le persone al centro, lo sviluppo, la cura della persona come singolo, l'empowerment del singolo individuo all'interno dell'organizzazione, così come il team, questa rete di relazioni così importanti, così feconde, così produttive, che vanno curate e accompagnate per il raggiungimento di risultati straordinari.